È di questi giorni la notizia della presentazione del progetto di una società di Racale, la Rotta Capozza SRL, riguardante un maxi villaggio da realizzare a Lido Marini, in una zona di 10 ettari a ridosso del limite delimitante l'area del parco regionale. Si sta parlando di una faraonica struttura da 700 posti letto, che tra l'altro comprenderà bar, discoteca, info point, sala bambini, ristorante, centro benessere, piscina interna ed esterna, sala convegni, campi da tennis e calcetto e parcheggi interni ed esterni. Dalle foto satellitari si possono notare gli effetti dell'inserimento del villaggio nella zona. In particolare è importante l'impatto delle future costruzioni, quantificabili in almeno 120.000 metri cubi. L'opera si inserirebbe in un territorio che ad oggi appare come un'enorme distesa di seminativo arato, fattore da tenere conto considerando che le zone seminative sono esenti dalle restrizioni imposte da diversi regolamenti in tema ambientale. Se invece vogliamo capire meglio come si colloca quest'opera rispetto al parco, è più chiaro nel prospetto della planimetria. Come sembra chiaro, il nuovo villaggio insisterà su una strana insenatura del perimetro dell'area protetta, separato dalla zona centrale del parco solo dalla strada provinciale. Comparando il prospetto del parco con le foto satellitari dell'area, è curioso segnalare come quel territorio risulta occupato da macchia e non edificato, ma comunque non inserito nell'ambito del parco stesso. Detto tutto questo, vogliamo riflettere sulle conseguenze della realizzazione di una simile opera? Come sappiamo, questo villaggio si troverebbe a ridosso di un'area già pesantemente cementificata come quella dell'ex ittica di Torremozza, che prevedibilmente sarà convertita in un altro maxi villaggio. Ora la domanda che ci poniamo è semplice: può il nostro territorio così fragile sopportare altri due ecomostri di questo calibro? Si può ancora usare la leva occupazionale quando il territorio non riesce a fornire personale specializzato a sufficienza per le già esistenti attività ricettive? Da Teleurgento Web TV su questa questione per ora è tutto, un saluto ai nostri telespettatori.